una domanda sul terremoto di Ischia che lei ha seguito anche da vicino. Quale deve essere l'impegno del governo e della nuova amministrazione regionale per risolvere una questione che dura da 3 anni e che per certi versi è ancora al palo? Guardi, a suo tempo avevamo già fatto dei grandi passi avanti e oggi credo che serva accelerare quelle procedure per le autorizzazioni, perché oggi il grosso problema che abbiamo in particolare a Ischia, ci sono una serie di vincoli e di limitazioni che impediscono la ricostruzione. Oggi bisogna prendere atto di quello che è Ischia e su Ischia investire veramente per rilanciare nuovamente quel territorio. Non possiamo permetterci di avere le macerie ancora in alcune vie di quell'isola.